Ciao a tutti, oggi in questo nuovo video dove siamo in un nuovo episodio della serie di Detroit, Become Human. Ripartiamo con Marcus, dove ci eravamo lasciati due episodi fa. Fuggiaschi, proprio come te. Io sono Josh. Sono Simon. North. Traccia androide Jericho Rifugio. Questa è Jericho? Un rifugio per chi non intende più essere schiavo. Ma scusate, e nascondersi solo per sopravvivere, vi sembra libertà? Gli umani ci odiano. Nascondersi è l'unica alternativa. Non esiste un posto sicuro per noi. Se gli umani ci trovassero, saremmo morti. Quanti siete? 19 perfettamente funzionanti. Gli altri hanno subito danni durante la fuga. In molti cercano Jericho. Pochi ci riescono. Gli umani non hanno pietà per noi. Ah, quindi capisco, è quasi un'impresa che ci siamo arrivati. Ma siamo più liberi di quanto tu sia mai stato. Sono venuto a Jericho in cerca di speranza. A me è sembrato di non trovarne qui. Ti senti perso? Come tutti quanti noi. Non l'abbiamo scelto. Ci possiamo convivere, nient'altro. Ma quel Simon lì, sbaglio tutto il tempo che o io l'ho già visto? Tipo nel primo episodio, quello dello stagno sul tetto. Forse ti potrà aiutare. Com'è possibile che sia qui? Come ha fatto a scappare e arrivare fin qui esattamente? Allora, trova Lucy e esplora Jericho. Esploriamo allora. Tipo lì ci sono già due cose. Ma io vorrei capire un po' esattamente quel Simon, perché è strana, è la cosa che mi incuriosisce di più di questo posto. Anzi, vorrei andare a parlarci subito, magari mi dice anche qualcosa. Se possibile. No, non si parla con Simon. Perché è abbastanza assurdo. All'inizio non ci avevo fatto caso, se avete notato non ho detto nulla la prima volta. Adesso guardandolo meglio mi è sembrato di averlo già visto. E sì, penso sia lui. In qualche modo è qui. Vabbè, penso lo scopriremo. Analizziamo qua. Deposito, Emolo, Cyberlife, West, Torrance, Avenue. E non ho visto. Vabbè, comunque. Calcolo percorso. Ah, abbiamo già esplorato Jericho? Non c'è nient'altro? Accendi il fuoco. Va bene, accendiamolo anche qui. Poi, lì ho visto anche qualcos'altro. Ah no, mi sa che si tratta solo di andare a parlare. L'hanno buttato quando non ne avevano più bisogno. Viveva per strada prima che lo trovassimo. Si spegneranno se non troviamo un modo per aiutarli. Per aiutarli servono sangue blu e biocomponenti. Recuperiamo il possibile da quelli disattivati. Ma non è abbastanza. Quindi come sopravvivono? Con niente. Moriamo piano piano. Forse aveva ragione Marcus quando ha detto che non c'è molta speranza qui. Però anche quell'androide che nella discarica ci ha detto trova Jericho. Boh, vabbè. Qui c'è, parla. So che anche gli umani hanno paura di morire. Sai cosa succede dopo la morte? No. Non lo so. Beh, lo scoprirò molto presto. Come ti chiami? Marcus. Piacere conoscerti, Marcus. Che cosa?
Ma che è morta lì sul posto in questo modo? Quanto pare sì. Aveva ragione quando ha detto lo scoprirà molto presto. Comunque, boh, io accendo tutti i fuochi. Non so se possa creare danni in futuro questa cosa, ma boh, per il momento facciamolo. Qui dentro andiamo a parlare. Sei tu, Lucy? Ridotta un po' male anche questo androide. Un po' tanto male, guardate lì. Siediti. Fa vedere. Attenzione. Fermerò l'emorragia. Vedi questo. Davvero niente male se funziona. Dammi la mano. E ora che sta facendo? Hai avuto tutto e hai perso tutto. Hai visto l'inferno e ora l'inferno vivente. Il tuo cuore è tormentato. Una parte di luce e una parte di ombra. Quale prevarrà? Le tue scelte decideranno il nostro destino. Ora ditemi come fa a funzionare ancora quell'androide. Con la testa in quel modo, tagliata altro che a metà. Vabbè, abbiamo trovato Lucy, ora proponi un piano a Simon. Aspetta, però io prima voglio finire di esplorare questa zona, tipo lì c'è un altro androide. Parliamo con tutti a questo punto. Non sono in gran forma, vero? No, direi di no, ecco. Il mio programma diagnostico non va. Anche se non credo avrebbe buone notizie. Cosa ti è successo? Mi hanno legato a una macchina. Penso volessero divertirsi. Non voglio spegnermi. No, io non voglio spegnermi. Perfetto, sono abbastanza ridotti male in realtà qui, tutti questi androidi. Accendiamo anche sto fuoco, se non sbaglio ce n'è anche un altro da accendere. Facciamo tutto quello che è fattibile qua dentro. Non si sa mai, potrebbe tornare utile. Questo... ah no, giustamente. Ok, allora, Simon, ci andiamo a parlare per ultimo. Prima voglio vedere... tutte le altre cose possibili, tipo andiamo a parlare con quell'altro androide North. Da quanto tempo sei qui? 4 settimane, 3 giorni e 11 ore. All'inizio non sapevo dove andare. Jericho sembrava un posto come un altro. Chi ha scoperto Jericho? Nessuno lo sa più. Chiunque fosse, probabilmente il suo corpo è qui da qualche parte.
Qual era la tua funzione prima? Perché lo chiedi? Ok, niente, si arrabbia. Lasciamo stare. Se vuoi una vita facile, hai scelto il posto sbagliato. Ok, niente, ce ne andiamo. Sapete che mi è venuto un altro dubbio? Visto che, guardate qua chi c'è. Questo è quello che ci ha consigliato, cioè che ha consigliato a Kara un posto dove andare. È lui, se vi ricordate qualche episodio fa. E mi viene il dubbio che abbia consigliato di venire proprio qui. Diceva che era lontano dall'altra parte della città. Adesso non so dove si trovi Jericho esattamente. Però penso di aver capito questa cosa, che anche Kara e Alice siano dirette qui. Comunque adesso parliamo con Simon. So dove trovare dei pezzi di ricambio. I magazzini della Cyberlife al porto di Detroit. Lì c'è tutto quello che ci serve. Il porto è presidiato. Non possiamo entrare e fare i nostri comodi. Gli umani lo impedirebbero. Infatti non gli chiederemo il permesso. Ma non abbiamo armi. E comunque nessuno saprebbe usarle. Possiamo rubare quello che ci serve, senza lottare. Così ci faremo ammazzare. Può darsi. Ma è meglio che stare qui ad aspettare di spegnersi. Sono con te. Oh, ottimo, provare. Attenzione. Jericho addirittura. A noi non va bene. Ci sto. Beh, mica tanto in realtà, comunque. Finisce già così il capitolo. Attenzione, allora, esplora Jericho. Sì, direi che questo è... cos'è? Completato al 100%, forse? Sì, 100% completato. Abbiamo fatto tutto quello che c'era da fare. Direi un'ottima cosa. Qui vabbè, le percentuali, ma saranno tutte molto elevate, infatti, anche perché erano cose abbastanza evidenti da fare. Ok, breve capitolo. Abbiamo un po' scoperto cos'è questa Jericho. Abbiamo incontrato Simon, che io sono abbastanza convinto, anzi sono sicuro ormai, avendolo visto più volte, che sia quello del primo episodio, che aveva preso in ostaggio la bambina in cima al grattacielo sul tetto. E poi c'è anche quel tizio, quindi comincio a pensare anche che Kara e Alice stiano venendo qui, in questo posto, in questo Jericho. Comunque, per questo video direi che allora è tutto, anche questo è un po' più breve del solito, ma adesso rispetto ai primi episodi divido un po' meglio i capitoli, così almeno non li mischio troppo. Ci vediamo allora nel prossimo video, ciao a tutti!